Informatico, direttore di ricerca presso l'ICNR qui di Pisa, dove è il leader di un gruppo che credo si chiamava Human Language Technology, ma ora si chiama AI for Text, vero Fabrizio? Sì, ma c'è molta ingegneria linguistica, capito? I nomi cambiano velocemente. Negli anni Fabrizio si è occupato di molte cose, sempre in questo ambito. Di information retrieval, di classificazione di testi, di analisi di sentimenti, più recentemente anche di cose che hanno più attinenza con il settore del digital humanities, per esempio la verifica degli autori, authorship verification, tutto ciò che concerne l'utilizzo di strumenti di apprendimento automatico al testo. Il gruppo che lui dirige ha anche al suo attivo un po' di informatici umanisti, quindi ascoltate con attenzione perché sicuramente Fabrizio e il suo gruppo sono un'ottima opportunità per una tesi di ricerca in questo ambito. Allora ti cedo la parola, Fabrizio. Grazie Maria, mi sentite e vedete i miei lucidi? Benissimo, Sì. buongiorno a tutti. Come diceva Maria, innanzitutto ringrazio Maria e Enrica di avermi invitato, perché è un'ottima, così diciamo, è un'ottima opportunità così per me per raccontarvi un po' delle cose che stiamo facendo. E lo è soprattutto per il fatto che questo è il corso di informatica umanistica e questo perché diciamo, il nostro gruppo è forse quasi prevalentemente insomma, formato da persone di questa estrazione. Infatti, come vedete dal lucido, insomma, il lavoro che discuterò oggi è stato un lavoro realizzato in collaborazione con le altre persone del mio gruppo, Andrea Esuli ed Alejandro Moreo, e i tre attuali dottorandi, Silvia Corvara, Alessio Molinari, Andrea Petrotti, tutti e tre ex studenti, diciamo, del corso di laurea magistrale di informatica umanistica. Quindi la provenienza oramai, diciamo, nel nostro gruppo si sta pesantemente spostando verso questo corso di laurea. E le cose di cui vi racconterò oggi, diciamo, sono un po' una fotografia parziale del lavoro che facciamo nel nostro gruppo di ricerca. È anche un po' una fotografia parziale di quello che viene fatto oggi, diciamo, in questo settore, che io ho brevemente chiamato, diciamo, l'uso di apprendimento automatico supervisionato per l'analisi e la gestione del testo scritto. E qui io parlo di testo scritto per contrappormi al testo così audio, orale, insomma, parlato, di cui oggi non parlerò e di cui tecnicamente non ci occupiamo, insomma. E ecco, questo gruppo di ricerca, noi siamo un gruppo attivo più o meno fin dai tardi anni 90, e attivo, diciamo, su temi che hanno a che fare, diciamo, appunto con l'applicazione del machine learning all'analisi e alla gestione del testo. Siamo le sei persone che avete visto sul lucido, tre persone, diciamo, che siamo stabili a tempo indeterminato e i tre dottorandi. E così, diciamo, la storia del nostro gruppo interseca differenti applicazioni, differenti aree, diciamo, di quello che si potrebbe chiamare l'applicazione del machine learning all'analisi del testo e anche differenti campi di applicazione di queste task, dove parlo per campi. Parlo anche, diciamo, di tipologia di testi. Abbiamo lavorato su testo legale, testo medico, testo proveniente da social media e più recentemente, diciamo, testo di provenienza del cultural heritage, diciamo così, testi anche antichi. E oggi quello che cercherò di darvi è un'inquadratura un po' generale del settore e discutere, diciamo, un po' più in verticale, più in profondità. E due o tre applicazioni, diciamo, rappresentative di questo settore. Innanzitutto, ecco, vorrei partire, diciamo,
Machine learning. Perché qui parliamo di machine learning? Perché ci occupiamo di machine learning? E perché oggigiorno chi fa testo, cioè gli informatici che si applicano all'analisi del testo, guardano il machine learning, diciamo, come la cassetta degli attrezzi fondamentale, diciamo, del proprio lavoro? Beh, il motivo è che direi che i fenomeni che sottostanno, diciamo, la produzione del testo, del linguaggio, sono ancora fenomeni non completamente capiti. C'è ricerca attiva su queste cose qui. Però, diciamo, il testo è ancora un'area i cui fenomeni sono ben di là dall'essere stati, diciamo così, codificati completamente. La produzione del testo ha fenomeni anche molto difficili, molto complessi da spiegare. L'uso della metafora, l'uso dell'ironia, l'uso del sarcasmo, tutte queste cose qui. Quindi, diciamo, il testo rispetto ad altri media, come l'immagine, il video, eccetera, eccetera, è un testo, è un medium che è più, se vogliamo, diciamo, più difficile da caratterizzare. Questo anche perché il testo, diciamo, l'origine della produzione del testo ha una natura cognitiva. Che so, se noi guardiamo un'immagine, una fotografia di un gruppo di montagne, una fotografia dei campi, beh, diciamo, i fenomeni che hanno generato l'impressione, diciamo, di questa fotografia sul mezzo, sulla pellicola, si sarebbe detto una volta, sono fenomeni fisici. La stessa cosa, diciamo, per la registrazione di un rumore, di un suono. Quello che invece ha lasciato impresso, diciamo, sul testo determinati contenuti, diciamo, ha un'origine cognitiva. E quindi, diciamo, il tutto è molto più difficile da caratterizzare. Inoltre, diciamo, come dicevo prima, come dire, l'insieme dei linguistic devices, si direbbe, diciamo, dei mezzi linguistici che gli umani usano, diciamo, per convogliare i contenuti, convogliare significato ai propri interlocutori, è un insieme sconfinato, un insieme molto, molto difficile da caratterizzare in modo esaustivo, dove questi fenomeni, diciamo, possono essere pertinenti a diversi livelli della produzione linguistica, il livello lessicale, il livello morfosintattico, il livello semantico, il livello pragmatico. Quindi, diciamo, il linguaggio è un mezzo estremamente complesso. Se poi andiamo a vedere il fatto, diciamo, che di linguaggi ne abbiamo non uno ma tanti, esistono le diverse lingue del mondo, e quindi, diciamo, capirete che stiamo parlando, diciamo, di un mezzo molto, molto difficile da caratterizzare sinteticamente. Aggiungiamoci il fatto, diciamo, che il linguaggio è un qualcosa che è in evoluzione costante dovuta a fenomeni sociali, ma anche evoluzione dovuta al fatto alle contaminazioni fra diverse lingue. Quindi, diciamo, cercare di catturare tutte queste complessità, che sono in costante evoluzione, sono una specie di moving target, e catturarle, diciamo, con un insieme di regole che siano manually engineered, cioè scritte a mano, insomma, caratterizzate a mano, dove le regole, appunto, diciamo, sono pertinenti ai diversi livelli, lessicale, morfosintattico, semantico, pragmatico, eccetera. Quindi, diciamo, regole per l'analisi del linguaggio sarebbe uno sforzo che, tutto sommato, diciamo, non è assolutamente efficace dal punto di vista del rapporto costi-benefici. Cioè, sarebbe un approccio estremamente, estremamente costoso e di dubbia utilità. Quindi, in questo caso, diciamo, perché ci rivolgiamo al machine learning? Beh, l'idea è quella di dire, anziché, diciamo, il scrivere mediante uno sforzo di ingegneria linguistica, no? Di scrivere delle regole che abbiano carattere normativo, regole, diciamo, che descrivano come il linguaggio funzioni, o meglio, come dovrebbe funzionare,
L'idea potrebbe essere quella di cercare di estrarre delle regole da corpora di lingua vera, di lingua reale, di lingua tutti i giorni, da corpora di uso del linguaggio, e dove queste regole, diciamo, hanno quindi carattere non normativo, ma carattere descrittivo. Regole che semplicemente si limitano a prendere atto di quello che succede, diciamo, nel linguaggio, nel mondo del linguaggio, nell'uso del linguaggio. Quindi, diciamo, fondamentalmente il machine learning è la cassetta degli strumenti principale dell'informatico, diciamo, che cerchi di realizzare questa estrazione. Io vedete che ho scritto machine learning, ho messo fra parentesi AI, artificial intelligence. Oggigiorno, diciamo, siamo in una delle fasi degli ups and downs in cui la parola artificial intelligence è tornata prepotentemente di moda, diciamo, per cui fondamentalmente spesso troviamo nel linguaggio anche commerciale, nel linguaggio dei media, il machine learning è spesso chiamato direttamente AI. In realtà, diciamo, ben sappiamo che il machine learning è una delle componenti dell'AI, è una delle sottodiscipline di una disciplina ben più complessa, ben più articolata che quella dell'AI. Oggigiorno, diciamo, parleremo, oggi sarà l'ultima volta che menzionerò la parola AI, d'ora in poi parlerò direttamente di machine learning, che è, diciamo così, la terminologia scientificamente più corretta per le cose di cui discuterò oggi. E cosa vuol dire supervised machine learning? Apprendimento automatico supervisionato. Beh, l'idea è che gli strumenti di cui parleremo sono strumenti che apprendono automaticamente. Apprendono automaticamente ad analizzare o a gestire il testo a partire, diciamo, come abbiamo detto, da corpora di uso reale del linguaggio. E, un altro modo di dire questo, diciamo, è dire che questi strumenti vengono addestrati. Si usa la parola trained, training a tool, training a classifier, training beta, no? Quindi, diciamo, questi strumenti vengono addestrati ad analizzare o a gestire il testo semplicemente esponendoli a corpora di uso del linguaggio, facendo loro vedere esempi reali, diciamo, di uso del testo. Okay? Qui questa scherzosa illustrazione che ho incluso qui, diciamo, fa vedere la tensione, diciamo, fra due modi di apprendimento che sono utilizzati nel machine learning. Sulla sinistra il cosiddetto supervised machine learning, sulla destra il cosiddetto unsupervised machine learning. La differenza, diciamo, è che nel supervised machine learning esiste un supervisor, cioè un supervisor qui rappresentato dall'insegnante, diciamo, che è quello che superintende alla fase di apprendimento. E questo supervisor sono gli algoritmi che appunto insegnano a questi strumenti, cioè che insegnano questi strumenti a compiere determinate task. Okay? Quindi, diciamo, parleremo d'ora in poi di supervised machine learning. Il supervised machine learning, diciamo, non è una cosa inventata oggi, è una cosa che ha le sue radici innanzitutto nella statistica, ma anche e soprattutto, diciamo, in tutto il lavoro e che è stato fatto, diciamo, fin dagli anni 50, si ricorda, diciamo, l'algoritmo del perceptron, che è del 58, è una delle radici del machine learning di oggi, che è stato fatto all'interno di una disciplina che allora si chiamava pattern recognition, diciamo, riconoscimento di pattern, di strutture. No, oggigiorno questa terminologia è un po' desueta, diciamo, e quindi quello che noi chiamiamo machine learning ha, in un certo senso, assorbito quello che allora veniva chiamato pattern recognition. E mentre il pattern recognition, il machine learning, di fatto, diciamo, è partito, ha iniziato una disciplina che inizia dagli anni 50, è solo dagli anni, circa dagli anni 90, che i ricercatori hanno iniziato ad applicare le tecniche di machine learning all'analisi e alla gestione del testo. E come vedremo, diciamo, la prima materializzazione di questa contaminazione fra machine learning e analisi del testo è stata la classificazione automatica di testi, che sarà una delle cose su cui ci concentreremo particolarmente oggi. Di fatto questa combinazione
questa contaminazione è stata realizzata con quello che potremmo chiamare uno sposalizio, diciamo, fra le tecniche del machine learning e le tecniche della disciplina dell'information retrieval, che altra disciplina che ha le sue radici già alla fine degli anni 50, soprattutto negli anni 60, e che si è sempre storicamente occupata di analisi quantitativa del testo con un ben preciso scopo, diciamo, e permettere la costruzione, la progettazione di motori di ricerca. Motori di ricerca che oggi, come oggigiorno, sono Google, Bing e altri. Diciamo, allora non esistevano Google, Bing, però già negli anni 60 esistevano sistemi come Smart e altri, diciamo, che funzionavano in modi ragionevolmente simili al modo in cui vedete che oggi funziona Google. In realtà negli anni 60 l'information retrieval ancora non conosceva il machine learning. È proprio negli anni 90 che le tecniche dell'information retrieval, tecniche per la gestione del testo, diciamo, si sposano alle tecniche del machine learning, diciamo, per permettere di affrontare task più complesse della semplice ricerca di informazioni in una base di documenti, tecniche più complesse come la classificazione automatica di testi e altre che vedremo oggi. E di fatto, ecco, una cosa importante da dire, quando parliamo di task che vogliamo automatizzare, parliamo sempre di task che gli umani sanno già fare da sé, ok? Quindi, diciamo, non stiamo cercando di creare qualcosa di nuovo, stiamo cercando di realizzare in modo automatico, semi-automatico o con diversi gradi di automazione, stiamo tentando di risolvere dei task che gli umani saprebbero già comunque risolvere. E qui lo scopo qual è? È quello di ridurre lo human effort, diciamo, ridurre, minimizzare lo sforzo, diciamo, dell'umano che deve compiere questa cosa. Semplicemente anche perché gli esseri umani, diciamo, sono tipicamente in grado di realizzare questi task su quantità di testi limitate. Oggigiorno, diciamo, la disponibilità di testi in formato digitale è enorme, è stratosferica, diciamo, quindi c'è un problema di scala. Diciamo così, realizzare certe cose a mano mediante l'uso di lavoratori umani non sarebbe plausibile. Quindi, diciamo, ecco che a questo punto si cerca di automatizzare queste task per poterle compiere, diciamo, su quantità di testi che erano in precedenza inimmaginabili. E quindi cosa succede? Diciamo, cioè, il fatto stesso che queste task siano cose che gli umani sono in grado di compiere fa sì che testi su cui queste task sono state realizzate, sono state portate avanti correttamente, vengano utilizzati come dati di training, come esempi e dare all'algoritmo di learning, diciamo, affinché l'algoritmo di learning capisca come una cosa va fatta. Ok? Quindi, ad esempio, diciamo, se noi, che so, un task potrebbe essere l'analisi sintattica di un testo, ok? Beh, se noi vogliamo realizzare, diciamo, un sistema che analizzi automaticamente i testi, quello che faremo è fornire all'algoritmo dei testi che sono stati manualmente, cioè manualmente analizzati sintatticamente da degli umani, diciamo, cioè testi dove l'analisi sintattica è stata effettuata in modo corretto. Quindi l'idea, diciamo, sarà che l'algoritmo apprende da questi testi dove questa analisi è stata effettuata in modo corretto, apprende a replicare questa analisi su testi che non sono stati precedentemente analizzati. Quali sono esempi dei task che ho citato? Diciamo, ce ne sono tantissimi. La text search è una delle cose che ho citato, diciamo, che viene affrontata prevalentemente nella disciplina dell'information retrieval,
fino a non molti anni fa, fino a una quindicina di anni fa, veniva affrontata con tecnologie non supervisionate, cioè senza l'ausilio di machine learning, ma negli ultimi 10-15 anni l'uso del machine learning per fare text search si è affermato. Altre task sono la traduzione automatica. Chi di voi, diciamo, usa Google Translate o DeepML o altri strumenti simili si rende conto, diciamo, di quali sono i livelli qualitativi che la machine translation ha ottenuto fino ad oggi. E chi è sufficientemente stagionato per aver usato queste cose qui negli anni 20 anni fa o 30 anni fa, si rende conto, diciamo, di quali sono stati i progressi enormi in questa disciplina. La machine translation fino agli anni 80 era considerata una specie di problema irrisolvibile, no? E dagli anni 90 in poi, diciamo, si è affermato l'uso di machine learning anche nella machine translation, e questo, diciamo, è stato il salto quantico che ha permesso, diciamo, alla machine translation di ottenere i livelli qualitativi che ha ottenuto oggi. Il text clustering è un'altra disciplina che ha a che fare, diciamo, col raggruppare testi, magari provenienti da un corpora, in gruppi a seconda della loro similarità. Lo spam filtering, penso sapete tutti voi cosa sia, diciamo, è semplicemente il cercare di suddividere i messaggi di email in entrata in due categorie, spam e legittimo. La text summarization, generare abstract, generare riassunti automaticamente a partire da un testo. La plagiarism detection, cioè riconoscere quando un testo è il risultato di un plagio a partire da altri testi. Un altro task molto importante oggigiorno è il riconoscimento di contenuti indesiderabili come hate speech, oppure testi di carattere razzista, misogino, eccetera, eccetera. Anche questa è una task che può essere automatizzata o semi-automatizzata. La sentiment analysis, diciamo, un task che ha a che fare col cercare di riconoscere le opinioni che sono presenti in un testo, diciamo, cioè se ad esempio in un testo che parla, che so, del presidente o dell'ex presidente Trump, beh, l'opinione, diciamo, di chi scrive è un'opinione positiva o negativa verso Trump. L'anonimizzazione dei testi, cioè andare a cercare all'interno di un testo che so, la presenza di nomi di entità, diciamo, che rendano il testo non anonimo, okay? Nomi che possono essere anneriti, cancellati, eccetera, eccetera. Questi sono solo alcuni esempi, diciamo, di quello che io intendo per task basati sul supervised machine learning per l'analisi e la gestione del testo. Quindi sono tutti esempi di task che hanno una loro utilità pratica importante e che una volta automatizzati ovviamente possono essere realizzati su larga, larghissima scala. Tutte queste task in realtà, diciamo, cadono all'intersezione di tre discipline principali, diciamo, il natural language processing, anche detto linguistica computazionale, l'information retrieval, il data mining. Sono tre campi, diciamo, di cui certamente avete sentito parlare. È molto difficile dire quali di questi compiti che ho citato faccia più parte del natural language processing, quale faccia più parte dell'information retrieval o chi altro. Che so, la text search è prevalentemente una cosa studiata nel mondo dell'information retrieval, no? E mentre un po' tutte le altre tendono a cadere un po' all'interno dell'intersezione di questi tre. Natural language processing, ad esempio, si occupa soprattutto di task di cosiddette più low level, no? Cioè di quelle che chiameremo delle tecnologie abilitanti per realizzare machine translation, text clustering, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, fare che so, analisi sintattica è un compito che è tipicamente del natural language processing e non dell'information retrieval, come fare word sense disambiguation, cose di questo genere. Comunque, diciamo, qui non ci interessa tracciare confini troppo netti. E abbiamo questi tre mondi, il mondo del natural language processing, quello dell'information retrieval e quello del data mining, che fondamentalmente contribuiscono tutti, diciamo, alla sviluppo
soluzione di questi compiti. Parliamo di classificazione di testi. Perché parlo di classificazione di testi? Perché fondamentalmente, diciamo, questa disciplina è spesso considerata la madre di tutti i compiti che abbiano a che fare con il supervised learning e text management. E questo perché? Perché ci sono tantissimi e altre applicazioni, tantissimi altri task che possono essere formulati in termini di text classification. Cosa vuol dire text classification? Vabbè, vuol dire fondamentalmente abbiamo un certo numero di classi, che qui abbiamo nell'illustrazione qui accanto abbiamo tre classi: technology, sports, entertainment, e abbiamo svariati documenti testuali e dobbiamo prendere ciascuno di questi documenti testuali e assegnarlo alla classe di appartenenza. Che so, qui diciamo un brevetto su uno schermo al plasma, diciamo, farà parte della categoria technology, diciamo, mentre un articolo sulla morte di Maradona apparterà, diciamo, alla categoria sports. Quindi, perché? Diciamo così, la madre di tutte le task, perché, ripeto, tantissime altre applicazioni possono essere formulate in termini di classificazione automatica di testi. Lo spam filtering è un classico esempio. Lo spam filtering, una volta che voi abbiate due classi, una che si chiama spam e l'altra che si chiama legitimate, ecco che il vostro task, diciamo, è un task di text classification. E quindi, diciamo, nella classificazione automatica di testi, sì, semplicemente, diciamo, abbiamo in genere questo corpus di documenti che si dicono non etichettati, cioè la parola etichetta indica appunto una classe assegnata a un certo documento. Quindi, diciamo, abbiamo dei testi non etichettati che devono essere assegnati a una o più classi, diciamo, appartenenti a un insieme predefinito. Quindi, diciamo, il vostro insieme di classi deve essere predefinito, non variabile dinamicamente, diciamo così, e la possibilità è, diciamo, quella di, a volte si richiede di assegnare il documento a una e una sola classe, a volte può essere anche assegnata a più classi. Che so, diciamo, l'articolo su Maradona che incontra il Presidente della Repubblica potrebbe essere anche assegnato a due classi diverse allo stesso tempo, a sport e politica. Quindi, diciamo, questo chiaramente, diciamo, è un requisito dell'applicazione. L'insieme delle classi predefinito in genere si chiama lo schema di classificazione. E qui, come dicevo, diciamo, la potenza, la vastità di applicazione della text classification, diciamo, ha a che fare col fatto che le classi possono rappresentare circa qualsiasi cosa. Okay? Ad esempio, che so, se io voglio dire, diciamo, cioè, ho che so, un articolo da revisionare e voglio decidere, diciamo, quali dei dieci revisori umani che ho a disposizione, che sarebbe la persona ideale a cui affidarlo per la revisione, ecco che quelle 10 persone sono 10 classi diverse. Okay. E quindi, diciamo, io devo semplicemente assegnare quell'articolo a una di queste 10 classi. Quindi, come dicevo qui in questa classe, classes can represent just about anything. Quindi, diciamo, classificazione proprio come scelta fra alternative diverse. Ed ecco che quindi capite come mai la classificazione è un task così far-reaching. Come funziona la classificazione automatica di testi? Beh, un classificatore è uno strumento software che viene allenato, addestrato da un altro pezzo di software che si chiama, diciamo, l'algoritmo di learning, no? E diciamo, l'algoritmo di learning allena il classificatore mostrandogli, cioè o esponendo il classificatore a un insieme di documenti che siano classificati correttamente, che si chiamano gli esempi di training. Okay? Quindi a questo punto, se io voglio allenare un classificatore a classificare documenti nelle tre classi, technology, sports, entertainment, io gli devo dare
che so, in input un insieme di documenti che io ho manualmente classificato come technology e gli dico: guarda, questi sono esempi di documenti di technology, guarda, questi sono esempi di sport, guarda, questi sono documenti che sono esempi di entertainment. Ecco, da questi cerca di capire cosa vuol dire per un documento far parte di sports, cosa vuol dire per un documento far parte di technology. Quindi è un, come dire, un learning by example. Quindi, diciamo, abbiamo questi documenti che sono i documenti di training. In genere, poi, una volta che abbiamo addestrato un classificatore, siamo anche interessati a capire quanto bravo questo classificatore sia diventato, diciamo, a classificare documenti. Ecco che a questo punto possiamo valutare la sua competenza, valutare la sua accuratezza. Come facciamo per valutare la sua accuratezza? Beh, prendiamo, che so, un corpus di documenti che sono già classificati secondo queste classi, Technology, Sports, Entertainment, glieli diamo in pasto, nascondendogli le etichette, non dicendogli: guarda, questi sono di Technology, guarda, questi Sports, questi di Entertainment. E gli diciamo: guarda, classificameli. Ok? Poi a questo punto andiamo a vedere quante volte, diciamo, la decisione del classificatore collima con quella che avrebbe dovuto essere la decisione corretta. Quante volte i documenti di technology sono stati effettivamente classificati come technology dal classificatore? Ecco che a questo punto, diciamo, possiamo capire in modo analitico, in modo matematico, qual è il grado di accuratezza che il classificatore ha ottenuto. E questo ci permette, una volta che abbiamo quello che si chiama un test set di questo genere, diciamo, ci permette di valutare cioè di valutare comparativamente diverse tecnologie per allenare classificatori. Che so, abbiamo diversi algoritmi di learning e i diversi algoritmi di learning possono essere diversamente accurati, perché magari uno mi genera classificatori che sono molto accurati, uno tende a generare classificatori che sono meno accurati. Quindi vedete che la classificazione, ma tutte le task di cui ho parlato oggi, di cui parlerò oggi, sono task che sono soggette a valutazione sperimentale. Semplicemente andando a prendere dei dataset, dei corpora, dei benchmark preclassificati e nascondendo le etichette e chiedendo al classificatore di classificarle. Come vi dicevo poco fa, diciamo, ci sono tantissime applicazioni nel mondo reale che hanno a che fare con l'analisi dei testi e che possono essere formulate in termini di classificazione di testi. Qui vi ho fatto alcuni esempi. Classificazione di brevetti. Tipicamente, diciamo, se voi volete brevettare un qualcosa, dovete scrivere una descrizione, mandarlo allo European Patent Office e dire: vorrei brevettare sta roba. No? Ecco che a questo punto, diciamo, lo European Patent Office cosa fa? Prende il vostro documento di descrizione della vostra invenzione e lo classifica, dove lo schema di classificazione a questo punto, diciamo, è una tassonomia di tipi di tecnologia. Che so, ci saranno, che so, la categoria schermi al plasma, la categoria schermi a LED, eccetera, eccetera. Se a un certo punto, diciamo, il vostro documento fa parte. Si scopre che fa parte della categoria schermi a LED, ecco che lo European Patent Office ha identificato, diciamo, il loro esperto, la persona esperta di schermi a LED, diciamo, che dovrebbe analizzare la vostra richiesta di brevetto. Quindi, diciamo, una volta dietro al processo di brevettazione ci sta un importante lavoro di classificazione dei testi. Lo spam filtering l'abbiamo già detto. La language identification, cos'è la language identification? Preso un testo, dato un testo qualsiasi, capire in che lingua è scritto. Capire automaticamente se è scritto in italiano, in Pashtun, in Tagalog, in giapponese. Questo, diciamo, è uno dei task di text classification più facili esistenti. È considerato, diciamo, circa un task praticamente risolto, tranne nei casi, diciamo, in cui si parla di testi estremamente brevi, tipo i tweet, diciamo, codici o 100 caratteri o più, nel quel caso, diciamo, è ancora considerato un po' complesso. La stance detection, cos'è la stance detection? Stance, volete dire, sapete, diciamo, vuol dire la posizione, riconoscimento
di che posizione una persona che ha scritto un testo ha rispetto a una certa, a un certo problema. Ad esempio, qual è la posizione che io, che ho scritto un tweet su Trump, ho su Trump? Quindi la stance detection è una variante, diciamo, del concetto di sentiment analysis. La deepfake detection, riconoscere, ad esempio, se un testo è stato scritto da un umano o da un bot. Forse sapete, diciamo, che oggigiorno ci sono dei modelli di generazione del testo, GPT-3 è uno dei più famosi, che hanno raggiunto, diciamo, una capacità di generare testo assolutamente plausibile, ok? Cioè di testo che voi lo leggete, non ci credete, diciamo, che questo testo sia stato generato da una macchina. Oggigiorno, diciamo, quindi il riconoscere se un testo è stato scritto da una macchina oppure no, è un task di una certa importanza. Negli anni 90, in realtà, quando la text classification è nata, i ricercatori in realtà lavoravano su un modello semplificato, su un setting semplificato di text classification, quindi diciamo un'istanziazione che prevedeva in genere, diciamo, testi in un'unica lingua, che in genere, diciamo, era l'inglese. Prevedeva schemi di classificazione, cioè insiemi di classi piatti. Okay, piatti vuol dire non gerarchici, non tassonomici. Prevedeva, diciamo, presenza anche abbondante di esempi di training. Prevedeva, si lavorava su testi di alta qualità, ad esempio, diciamo, news di tipo giornalistico, articoli scientifici. Quindi, diciamo, cose tendenzialmente scritte non solo in inglese, ma in buon inglese. Prevedeva una classificazione by topic, diciamo, dove appunto le classi rappresentassero l'argomento principale, diciamo, che era discusso da un testo. Okay? E prevedevano anche la cosiddetta cost insensitivity, cioè il fatto che tutti gli errori di classificazione fossero ugualmente seri. Beh, in realtà questo è un setup semplificato, diciamo, e oggigiorno la text classification non si occupa più di quel setup semplificato, diciamo, ma in un certo senso, diciamo, è una disciplina che è andata, come dire, si è mossa in molte direzioni differenti che hanno a che fare, ad esempio, diciamo, con l'uso di schemi di classificazione gerarchici, con l'analizzare testi anche di qualità linguistica molto bassa, ad esempio testi da parte di social media, dove appunto quando scriviamo sui social media spesso noi non commettiamo errori sintattici, ortografici di tutti i tipi, testi provenienti da email, quindi diciamo testi di natura informale, testi addirittura scritti in gergo giovanile. Che so, diciamo, una collega mia sta lavorando, diciamo, con un certo successo al problema di riconoscere a quale banda giovanile appartiene lo scrittore di un testo. Se appartiene agli Hells Angels oppure a un'altra banda, magari a essa nemica. E, diciamo, ci si è diretti anche ad affrontare dimensioni diverse dal topic, cioè quindi non classification by topic, ma classification by author, cioè riconoscere chi è l'autore di un determinato testo. Classification by genre, cioè riconoscere se un certo testo, diciamo, è un articolo scientifico hard oppure un articolo scientifico di natura divulgativa. E riconoscere il sentiment, riconoscere ad esempio positività e negatività all'interno del testo, riconoscere le emozioni. E altre cose, diciamo, anche ci si è diretti verso l'uso, cioè la realizzazione di classificazione in cui i dati di training provengano da altre task. Ad esempio, noi dobbiamo allenare un classificatore a classificare per una certa applicazione, ma non abbiamo dati di training. E allora cerchiamo di riutilizzare dati di training che erano stati realizzati per altro. Questa cosa qui si chiama transfer learning. E oggigiorno, diciamo, quello che vi racconterò, diciamo, sono tre possibili istanziazioni, diciamo, del mondo della text classification, sono delle cose su cui noi stiamo lavorando. E in realtà, diciamo, ecco, questi tre temi e sono anche i tre temi su cui lavorano i nostri tre studenti di dottorato. E sono uno la cross-lingual classification, la seconda la classification by author, cioè usare classificazione per fare authorship analysis, e
e la terza la classificazione per fare una cosa che si chiama Technology Assisted Review. E cercherò di raccontarvi un po', un pochettino ciascuna di queste tre. Ecco, il primo argomento che voglio trattare, diciamo, è il problema del multilinguismo. Questa sezione l'ho chiamata Tackling Multilingual Classification, cioè affrontare la classificazione multilingue mediante Ensemble Learning e Representation Learning. Ensemble Learning vuol dire, banalmente, diciamo, fare apprendimento mediante ensembles, cioè insiemi, a volte si dice anche mediante comitati. Quindi diciamo realizzare un comitato di classificatore che cerca di ragionare tutti assieme, diciamo, per arrivare a una classificazione. E representation learning vuole dire una cosa leggermente diversa, diciamo, che vuol dire anche apprendere a rappresentare i testi per uso interno da parte del classificatore, una cosa che racconterò fra poco. Partiamo dalla multilingual classification. Cosa vuol dire fare classificazione multilingue? Beh, ci può essere, diciamo, l'istanza banale che ho rappresentato in questa figura. Vuol dire semplicemente, diciamo, che abbiamo testi, che i testi che vogliamo classificare possono essere in inglese, possono essere in italiano, in francese, in spagnolo, in cinese. Qui nell'istanza banale che ho semplificato, diciamo, abbiamo per ciascuna di queste lingue un insieme di training. E un insieme di, beh, qui lo chiamo test, diciamo così, vuol dire un insieme di dati non etichettati che io voglio classificare. Quindi, diciamo, per fare la multilingual text classification posso adottare quella che io qui chiamo la monolingual solution, cioè quindi rappresentare, cioè risolvere i cinque problemi di classificazione indipendentemente uno dall'altro. La cosa un po' più interessante, diciamo, è quella rappresentata in questa figura, che qui è la cosa che a volte si chiama la polylingual solution. Cioè, quindi qui l'idea è che se l'insieme delle classi è lo stesso, allora potrei cercare di sfruttare sinergie fra i diversi linguaggi. Cosa vuol dire l'insieme delle classi è lo stesso? Beh, ci sono, diciamo, delle, che so, molte organizzazioni multinazionali che utilizzano lo stesso sistema di classificazione per classificare internamente i propri documenti in diverse nazioni, che sono, diciamo, la FAO, l'UNICEF, pure restando, diciamo, al pubblico, oppure, che so, Vodafone, no? Queste, diciamo, sono organizzazioni multinazionali, hanno sede in più paesi e, diciamo, quindi trattano documenti scritti in più lingue, però usano uno schema di classificazione unico. Okay. Quindi ecco qui in questa soluzione che io qui ho chiamato polilingual cerchiamo di sfruttare delle sinergie. Cioè cosa succede? Diciamo che per classificare i testi inglesi, beh, noi cerchiamo di utilizzare come dati di training non solo i dati di training inglesi, ma anche i dati di training in italiano, quelli francesi, quelli spagnoli, quelli cinesi. Quindi diciamo i dati di training di tutte le lingue cooperano a risolvere il problema della classificazione per tutte le lingue. Ok? In everybody helps everybody fashion. Ok? Questa, diciamo, è quella che a volte si chiama la polylingual solution e lo scopo qual è? È quella, diciamo, di realizzare classificatori che siano più accurati, che abbiano un'accuratezza migliore rispetto alla soluzione monolingual banale, diciamo, che avevo citato poco fa. Quindi, diciamo, per il classificatore inglese l'idea è di vedere se usando, oltre ai dati training inglesi, usare anche quelli italiani, quelli francesi, quelli spagnoli, quelli cinesi, se mi migliora l'accuratezza. Un setup leggermente differente è quello che a volte si chiama la cross-lingual solution. Anche qui, diciamo, abbiamo una metafora del tipo everybody helps everybody, però abbiamo un problema, che per certe lingue non abbiamo esempi di training. In questo caso, diciamo, per l'italiano non abbiamo esempi di training, per lo spagnolo non abbiamo esempi di training. A questo punto cosa succede? Lo scopo non è solo migliorare l'accuratezza rispetto alla soluzione banale, monolingua. Okay? Il problema, diciamo, è anche quello di cercare di
realizzare. Ora, questo miglioramento è quello che qui cerchiamo di fare per l'inglese, per il francese, per il cinese, ok? Per l'italiano e per lo spagnolo invece cerchiamo di fare una cosa diversa, cerchiamo di generare un classificatore quando altrimenti non avremmo potuto farlo. Altrimenti vuol dire, diciamo, se utilizzassimo la soluzione banale, qui per l'italiano e per lo spagnolo non saremmo in grado di generare un classificatore. Qui, usando, diciamo, le sinergie fra diversi linguaggi, cerchiamo di generare un classificatore anche per l'italiano, anche per lo spagnolo, usando solo dati di training inglesi, francesi, cinesi. E come facciamo? Beh, ci sono varie tecniche per farlo. Diciamo, questa qui è una tecnica che abbiamo sviluppato noi. Secondo me è una genialata, diciamo, non perché l'ho sviluppata io, questa qui è l'idea e opera del mio collaboratore Alejandro Moreo, diciamo, è basato sull'idea, diciamo, del transfer learning, di quello che qui chiamerei, diciamo, il massive transfer learning. Cioè nella polylingual classification assistiamo, diciamo, a una forma di massive transfer learning, perché, come dicevo, tutti gli esempi di training, indipendentemente dalla loro lingua, contribuiscono alla classificazione di tutti gli esempi non etichettati, rispettivamente alla loro lingua. Cioè, l'idea del transfer learning qual è? È quella, in genere, diciamo, di riusare informazione che era stata sviluppata per un problema in un cosiddetto source domain, in un dominio sorgente, per risolvere lo stesso problema in un dominio differente, che è cosiddetto il dominio target, il dominio bersaglio. Qui, in questo caso, diciamo, il target sarebbe, ad esempio, l'italiano, e qui la source sarebbero l'inglese, il francese e il cinese. E di fatto fare polylingual classification è un caso di quello che si chiama heterogeneous transfer learning eterogeneo. Questo perché, diciamo, i differenti domini, cioè che sono le lingue, gli inglesi, i francesi, i tedeschi, usano differenti spazi di caratteristiche. E qui, diciamo, è una cosa che non ho messo in risalto, ma che forse dovrei. Cos'è uno spazio di caratteristiche? Per quelli di voi che hanno seguito un corso di information retrieval, si chiama, diciamo, è lo spazio vettoriale in cui i documenti vengono rappresentati. Questo perché, diciamo, perché in tutte le tecnologie del linguaggio che discuto oggi, diciamo, un documento per essere dato in input a un classificatore, ma anche un algoritmo di learning, deve essere rappresentato come un vettore in uno spazio vettoriale. Okay? E di questo farò vedere un esempio grafico più avanti. E, diciamo così, questi spazi vettoriali sono in genere dipendenti dal linguaggio, quindi abbiamo uno spazio vettoriale per i documenti cinesi, uno per i documenti italiani, uno per i documenti francesi. Qui l'idea, diciamo, per fare polylingual classification sarebbe quella di cercare di eliminare le differenze fra linguaggi. Quindi l'idea sarebbe come quella di avere un grosso imbuto in cui io ci metto dentro, diciamo, documenti cinesi, documenti francesi, documenti italiani, e mi escono semplicemente documenti che io riesco a rappresentare in un unico spazio vettoriale che è indipendente dalla lingua. Ed è esattamente quello che questa tecnologia che abbiamo sviluppato, diciamo, che si chiama funneling, dove funnel vuole appunto dire imbuto in inglese, diciamo, è proprio quello che il funneling fa. E questo qui, diciamo, è fondamentalmente l'idea di base. È quella di generare una specie di architettura, di gerarchia di classificatori, dove qui i classificatori sono rappresentati da questi rombi, neri, e diciamo qui abbiamo una gerarchia di classificatori dove abbiamo dei classificatori di base che sono dipendenti dal linguaggio. Qui abbiamo un classificatore per l'inglese, un classificatore per l'italiano, un classificatore per il cinese. Che cosa fanno? Diciamo, mi restituiscono delle rappresentazioni vettoriali dei documenti. Okay? Cosa sono questi vettori? Diciamo, sono dei confidence scores, sono delle probabilità di appartenenza del documento a una certa classe. Quindi cosa vuol dire? Diciamo che se il nostro schema di classificazione comprende 300 classi, ad esempio, beh, questo vettore, questo che viene rappresentato qui con questa banda nera, sarà larga 300, okay? Sarà
un array, una matrice, diciamo, di 300 elementi. E questa cosa qui, diciamo, diventa una rappresentazione del documento. La cosa interessante, diciamo, è che questo è larga 300, questo è larga 300, questo è larga 300, quindi questi tre vettori sono vettori omologhi e quindi, diciamo, in un certo senso, con questo passaggio abbiamo appiattito le differenze di linguaggio. Di fatto, diciamo, noi possiamo usare questi vettori come rappresentazioni dei documenti. Diciamo, rappresentazioni di questi documenti da dare in input a un unico metaclassificatore, che a questo punto è un classificatore che può lavorare su documenti cinesi, può lavorare su documenti italiani, può lavorare su documenti inglesi. Questo perché, diciamo, perché il formato che gli viene fornito in input ormai, diciamo, ha perso qualsiasi specificità di linguaggio, diciamo, semplicemente sono dei vettori di probabilità che sono uguali sia per l'inglese che per l'italiano che per il cinese. Questo, diciamo, è un modo di risolvere il multilinguismo, diciamo che abbiamo, questo qui, diciamo, è un lavoro che abbiamo fatto un paio d'anni fa, diciamo, che abbiamo pubblicato in un articolo, così, in una rivista importante, insomma, e ha svariati vantaggi. Innanzitutto è una cosa molto facile, diciamo, di realizzare classificazione multilingue. È un modo, diciamo, in cui si lavora in questa metafora in cui ciascun linguaggio aiuta l'altro. È anche learner independent. Cosa vuol dire? Diciamo, cioè che tutto questo non presuppone uno specifico algoritmo di training. Che so, diciamo, potremmo lavorare con una support vector machine per l'inglese, con un algoritmo di logistic regression per l'italiano e con una rete neurale per il cinese, cioè il tutto è assolutamente trasparente. E tra l'altro, diciamo, non c'è alcun richiesto, non c'è nessuna necessità, diciamo, che i training set per le lingue, per le differenti lingue, diciamo, siano paralleli o comparabili. Forse sapete, diciamo, cos'è un corpus parallelo. Cioè, un corpus parallelo è un corpus di documenti in lingue diverse che siano translation equivalent. Quindi, diciamo, che so, abbiamo un insieme di documenti in italiano e abbiamo l'insieme delle loro traduzioni in inglese, l'insieme delle loro traduzioni cinesi. Questo, diciamo, è un corpus parallelo. Qui non c'è alcuna necessità che i dati di training siano paralleli. E quindi, diciamo, e tra l'altro un altro dei vantaggi è che qui stiamo facendo qualcosa di multilingue, ma non c'è nessuna necessità di avere, ad esempio, di lavorare su multilingue, dizionario multilingua, di avere dei sistemi di traduzione automatica, eccetera, eccetera. È un modo di fare classificazione multilingue che è assolutamente resource free. Quindi questa illustrazione, diciamo, era per farvi vedere un po' il discorso degli spazi vettoriali. E anche chi di voi non ha ancora incontrato, diciamo, il concetto di rappresentazione di documenti come vettori, beh, ricorderà, diciamo, dal liceo che queste cose qui, diciamo, questi piani cartesiani, diciamo, sono anche degli spazi vettoriali dove ci sono vari punti all'interno dello spazio che sono i vettori. Ecco che in tutte queste tecnologie di cui vi racconto oggi, diciamo, tutti i documenti vengono rappresentati come vettori all'interno di uno spazio vettoriale, che però in genere è language specific. Qui abbiamo, diciamo, uno spazio vettoriale per i documenti inglesi, qui per quelli italiani, qui per quello francese. Il funneling ci permette di andare a rappresentare documenti francesi, inglesi, tedeschi, cinesi, spagnoli, eccetera, eccetera, all'interno di uno spazio vettoriale comune. E quindi, diciamo, questo è stata una cosa, è stata un'esperienza estremamente interessante che ci è piaciuta, che ha dato degli ottimi risultati e che dà degli ottimi risultati. Se volete vedere una cosa divertente, un test che abbiamo fatto, a un certo punto ci siamo chiesti, vabbè, una volta che abbiamo un database di documenti multilingue, riusciamo a capire quali sono le lingue che beneficiano di più dall'aiuto delle altre? Oppure le lingue che danno maggior contributo alle altre, no?
abbiamo fatto questo plot dove vedete che a un certo punto viene fuori che una cosa curiosissima, diciamo, qual è la lingua che beneficia di più dell'aiuto, cioè dell'aiuto che viene dai dati di training delle altre lingue? È l'inglese. Ok? Qual è la lingua, diciamo, che invece, cioè, questa è una cosa un po' sorprendente perché uno direbbe, diciamo, tutto sommato l'inglese, siccome è stata probabilmente è stata certamente la prima lingua che è stata investigata all'interno di queste tecnologie, quindi è la lingua per cui le tecnologie sono più mature, no? Le tecnologie di analisi sintattica, diciamo, di analisi semantica, eccetera, eccetera. Per cui ci si immaginerebbe che sull'inglese, diciamo, benefici non ne possono essere tratti. Invece, diciamo, la lingua che dà effettivamente più contributo alle altre è il tedesco, no? Quindi scherzosamente, diciamo, abbiamo detto che questa qui è una metafora del fatto che gli inglesi con Brexit non ci hanno guadagnato granché. Una cosa forse ancora più interessante, diciamo, è capire come questi contributi evolvono. E qui per un esperimento che abbiamo fatto abbiamo detto, che so, diciamo, prendiamo l'inglese, cerchiamo di capire che beneficio trae l'inglese dall'avere dati di training anche in altre lingue. Abbiamo detto, guarda, proviamo a fare la cosa seguente, diciamo, dei dati di training per l'inglese, cerchiamo di nasconderli, ok? Utilizzare ad esempio solo il 20% dei dati di training inglesi che abbiamo per fare classificazione sull'inglese, ok? E cercando di usare a volte il 20%, a volte il 40%, il 60%, eccetera, eccetera, no? Beh, quello che abbiamo visto, diciamo, è che ad esempio per questa curva, vedete l'inglese rappresentato dalla curva blu, cos'è che si vede? Si vede una cosa tutto sommato, diciamo, ragionevole, che è proprio quando ci sono pochi esempi di training inglesi, che la classificazione di dati inglesi beneficia di più, diciamo, della presenza di altri dati di training in altre lingue. Cioè, quindi qui ad esempio vediamo che quando i dati di training inglesi sono solo il 10% dell'insieme originale, abbiamo un grosso, grossissimo beneficio, oltre il 50% in più di accuratezza, diciamo, nell'utilizzare anche dati provenienti da altre lingue. Poi, alla fin fine, diciamo, quando di dati di training inglesi ne abbiamo parecchi, questo beneficio tende un po' ad appiattirsi, però vedete che è sempre un beneficio piuttosto sensibile, diciamo, si parla di un miglioramento fra il 5 e il 20% a seconda delle lingue, diciamo, che otteniamo dall'utilizzare anche dati di training di altre lingue. Questo, diciamo, è un po' l'esperienza che abbiamo avuto con questo mondo, diciamo, della cross-linguality, è un'esperienza che sta continuando con il lavoro del nostro dottorando Andrea Pedrotti, che adesso, diciamo, ha definito una variante, diciamo, generalizzata di questa architettura di funneling, dove alla fin fine, diciamo, i documenti, cioè le rappresentazioni che vengono date in input al metaclassificatore, sono delle rappresentazioni estese. Questo perché, diciamo, qui avevamo le nostre rappresentazioni originarie, diciamo che erano le nostre, i confidence scores restituiti ai classificatori. Qui ci abbiamo aggiunto, diciamo, altri cosiddetti embeddings. Cosa sono gli embeddings? Sono delle, come dire, oggigiorno sono un po' la nouvelle vague, diciamo così, o il nuovo metodo trendy di rappresentare la semantica dei termini, la semantica delle parole all'interno di applicazioni basate su machine learning. Ok? Quindi il discorso, diciamo, che gli embeddings spesso, diciamo, riescono a rappresentare questa semantica lessicale in modo molto ricco, perché ad esempio prendono in considerazione tutto un insieme di correlazioni che esistono all'interno dei dati e che ci mostrano ci indicano com'è fatta, diciamo, la semantica di questi termini, no? Cioè, ad esempio, diciamo, ci sono noi all'interno di questi embeddings, che possono essere viste come delle rappresentazioni, come delle definizioni di dizionario della semantica dei termini, solo che realizzati in un modo tecnicamente molto differente, diciamo. Qui, in questa nuova architettura, diciamo, siamo riusciti cioè ad estendere
questa architettura per fare multilingual classification in modo da considerare embeddings di tipo differente, tra cui quelli che chiamiamo i word class embeddings, cioè semplicemente diciamo degli embeddings che catturano le correlazioni che esistono fra le parole e le classi. Questo, ad esempio, la parola atleta e la classe sport hanno una chiara correlazione. Cioè, e queste sono delle correlazioni che possono essere sfruttate per migliorare l'accuratezza del classificatore. Cos'è che è importante per includere questi embeddings? Che siano, come si usa dire, diciamo, allineati fra i linguaggi, cioè che praticamente mi diano cioè questi embeddings mi generino rappresentazioni che hanno lo stesso formato sia in inglese che in italiano che in cinese. Comunque anche questo, diciamo, è un work in progress e che sta progredendo. E vi faccio vedere, vi racconto di una seconda esperienza, credo, diciamo, di essermi un po' dilungato, quindi forse non riuscirò a dilungarmi sulla terza, però questa seconda esperienza anche altrettanto interessante, diciamo, lavoro che viene portato avanti in questo momento, diciamo, dalla nostra dottoranda Silvia Corbara, e che ha a che fare, diciamo, con la verifica di autorialità in testi di provenienti dal cultural heritage, no? E tutto nasce, diciamo, dal problema, dalla domanda, diciamo, siamo in grado di riconoscere un falso testuale? Chiaramente, diciamo, ci sono molte diverse nozioni, diciamo, di cosa possa essere un falso, un fake text. Conosciamo tutti il concetto di fake news. Cos'è una fake news? In genere una fake news è un testo che riporta fatti falsi, a volte, diciamo, fabbricati di sana pianta, e in genere, diciamo, presentati in modo da farli apparire reali e accurati. Non è questo il senso che ci interessa. Ci interessa invece, diciamo, il secondo senso. Il testo, cioè un fake text, come testo il cui vero autore si finge un altro autore. Diciamo. Quindi abbiamo un testo scritto da un falsario. No? Un famosissimo falso, diciamo, è stata la donazione di Costantino, che qui vedete, siamo in questa illustrazione, diciamo, e Lorenz Valla, chi era? È stato un grande filologo, diciamo, del 400, che ha scoperto, diciamo, che un documento, la cosiddetta donazione di Costantino, che era un documento in cui, in teoria, diciamo, l'imperatore Costantino faceva delle importanti donazioni di carattere sia temporale che spirituale all'allora Papa, e, diciamo, Lorenzo Valla argomentò che questo documento era un falso, no? Era un falso, diciamo, scritto 4 secoli dopo, insomma. E quindi, diciamo, questo è stato forse, diciamo, uno degli esempi più famosi di spotting fake text. E chiaramente, diciamo, qui il significato che noi andremo a investigare, diciamo, sarà questo. Ecco, sul tema del fake text, la cosa, diciamo, è tornata a ribalta qualche tempo fa, diciamo nel 2018, quando forse ricorderete questo fatto che venne riportato dai giornali. Cioè, l'allora ministro Salvini, diciamo, pubblicizzò questa lettera anonima che lui asseriva, diciamo, di aver ricevuto, diciamo, che era una lettera che conteneva delle minacce, scritto, diciamo, in italiano molto zoppicante, e scritta apparentemente da un albanese che diceva: caro Salvini, diciamo, c'hai 3 albanesi puntati su di te, sarai giustiziato, eccetera eccetera, insomma. E la cosa, diciamo, venne diffusa dai giornali, ma circa il giorno dopo saltò fuori, diciamo, una linguista dell'Università di Bologna, una linguista albanese, che disse o argomentò che questo messaggio era un falso. Perché un falso, diciamo? Vabbè, questo messaggio, diciamo, mostrava apparentemente una conoscenza dell'italiano molto zoppicante, però lei argomentò, diciamo, non contiene questo testo, diciamo, i tipici errori che gli albanesi fanno quando scrivono in italiano. Vedete che scrivo L1 Albanian, L2 Italian. Cosa vuol dire L1 Albanian? Una persona, diciamo, che ha come lingua madre L1 l'albanese, e che scrive in L2 Italian, scrive, diciamo, in italiano come seconda lingua. Quindi, diciamo,
non c'erano i tipici errori che gli albanesi compiono quando scrivono in italiano. Invece, diciamo, c'erano errori tipo AE senza l'H, che sono gli italiani un po' scarsi in italiano, diciamo, che fanno, no? E soprattutto, diciamo, contenevano anche idiomi, cioè tipo puntati su di te, che sono cose tipicamente italiane e, come lei argomentava, diciamo, sono molto innaturali per gli albanesi. Quindi, perché per noi è interessante questo fatto? Diciamo? Perché di fatto è quello che si potrebbe chiamare questo un esempio alla cosiddetta Native Language Identification. Cioè un task di cui oggigiorno, diciamo, questo, il settore di cui io mi occupo, si occupa, un task, diciamo, che è quello di identificare la lingua nativa dell'autore di un testo scritto invece in un linguaggio diverso, diciamo, in un linguaggio L2, no? Quindi, diciamo, com'è che si fa a fare Native Language Identification? Si fa perché l'idea, diciamo, è basata sul fatto che e chi apprende una seconda lingua tende, soprattutto nelle prime fasi dell'apprendimento, cioè tende a una tendenza a trasferirvi, diciamo, forme e significati che erano originari della propria lingua madre, della propria lingua L1. Okay? Quindi, diciamo, strutture sintattiche che erano tipiche della propria lingua madre, si tende a replicarle, a volte erroneamente, nella lingua che si sta apprendendo. Questo è un fenomeno che si chiama language transfer. Quindi, diciamo, l'idea è siamo in grado di automatizzare la Native Language Identification? E la risposta è sì, usando il concetto di language transfer, oggigiorno si sta cercando di fare proprio questo. È anche un lavoro che stiamo facendo assieme a una collega, Barbara Berti, dell'Università di Milano, e su cui, insomma, stiamo lavorando. E di fatto, diciamo, la Native Language Identification è semplicemente uno dei tanti esempi di quello che si chiama la Authorship Analysis, cioè che potremmo chiamarla, diciamo, come il compito di identificare, predire, diciamo, inferire le caratteristiche dell'autore o dell'autrice di un testo di paternità sconosciuta, paternità, maternità, scusatemi, diciamo, il sessismo, in termini di authorship sconosciuta. Sconosciuta o disputata, dibattuta, eccetera, eccetera. La authorship analysis è un task, diciamo, un compito che è stato tradizionalmente portato avanti e svolto da linguisti e filologi, come Lorenzo Valla, e mediante due tipi di strumenti, diciamo. Uno, un'analisi linguistica, l'analisi linguistica del testo, e la seconda, diciamo, un'analisi extralinguistica, l'analisi dei concetti che sono espressi nel testo, dei fatti che sono descritti nel testo, diciamo, cercando di analizzare quale sia la probabilità che un certo autore potesse o fosse in grado di esprimere quei concetti o potesse essere in grado di descrivere certi fatti. Chiaramente, diciamo, se viene descritto un fatto accaduto nel 1200, questo, diciamo, elimina la possibilità che l'autore sia stato uno che è vissuto nel 1100. Okay. In genere, diciamo, l'analisi, la computational authorship analysis, quella di cui mi occupo io, è un tentativo di realizzare l'analisi di autorialità mediante mezzi computerizzati e in genere, diciamo, usa strumenti di tipo 1, cioè di analisi linguistica. Questo perché? Perché cercare di fare un'analisi di tipo extralinguistico richiederebbe una conoscenza enciclopedica, che oggigiorno, diciamo, è un po' difficile da realizzare in termini computazionali. Quindi, diciamo, nella authorship analysis di cui discutiamo oggi si parla di analisi linguistica. Ci sono vari subtask della cosiddetta authorship analysis. Un primo tipo, diciamo, che hanno a che fare con l'inferire esattamente l'identità dell'autore. Ad esempio, parliamo di authorship attribution. Authorship attribution è il caso in cui abbiamo un certo insieme di K autori candidati e dobbiamo capire, diciamo, chi è l'autore del testo. Authorship verification, invece, è il predire se un certo candidato che noi abbiamo in testa è o meno l'autore del testo. Un altro è la same authorship verification, che è il task di predire se due
testi candidati, che sono un testo di uno e un testo di due, sono o meno dello stesso autore. Poi ci sono tutta un'altra serie di task che hanno semplicemente a che fare con l'inferire altre caratteristiche dell'autore. Ad esempio la Native Language Identification, di cui abbiamo parlato già. La Gender Identification, addirittura si parla di cercare di indovinare se il testo è stato scritto da un uomo o da una donna. La Bot Detection, che è anche la Deepfake Detection, ne abbiamo già parlato. La questione di capire se il testo è stato scritto da un umano o da un bot. E in genere, diciamo, noi nel nostro articolo, cioè nel nostro lavoro, ci siamo applicati al tema della authorship verification. E ora, diciamo, vorrei un po' tagliare, probabilmente un po' più in breve, diciamo, avevo previsto anche di parlare di altri argomenti, diciamo, però adesso vorrei lasciare un po' più spazio alle domande, per cui cerco di finire in 5 minuti. E volevo parlare un po' della authorship, delle applicazioni dell'authorship analysis, perché questo, diciamo, sono fondamentalmente i tre tipi. Una è il mondo della cyber security, cioè la prevenzione di crimini che potrebbero venire commessi, diciamo, tipicamente con l'aiuto di mezzi digitali. Ad esempio, cercare di stabilire la authorship di un messaggio che vediamo, di un messaggio minatorio, di un messaggio a contenuti terroristici che vediamo circolare sul dark web. Un secondo tipo di analisi, diciamo, è la computational forensics. Qui si parla di crimini che sono stati commessi e che magari hanno lasciato dietro di sé delle tracce digitali. E di fatto quella che si chiama oggi la forensic linguistics, di cui la authorship analysis è una parte importante, e è un po' paragonata oggigiorno all'analisi del DNA. Cioè si dice che la forensic linguistics è in grado di fare per i crimini che coinvolgono l'uso del linguaggio, quello che l'analisi del DNA ha fatto per i crimini violenti. Crimini che involgono il linguaggio, come appunto messaggi di minacce, di estorsioni, di ricatti, eccetera, eccetera. Okay? Questo proprio perché il nostro uso del linguaggio spesso, diciamo, lascia dentro quello che scriviamo una specie di DNA nostro, okay? Tracce della autorialità. La filologia è tutto un terzo tipo di applicazione, diciamo, è quello di cui avrei voluto parlarvi oggi in modo diffuso, probabilmente, diciamo, non c'ho troppo il tempo, però vediamo un attimo di accennarlo. Tra l'altro, se dopo mi avanza il tempo, potete chiedermi chi è questo figura, diciamo, che è rappresentato qua, perché è una storia abbastanza interessante. È un serial killer. Di fatto, diciamo, l'analisi di autorialità per la filologia ha una storia abbastanza lunga, che va indietro almeno fino al 1964, diciamo, però ha avuto molti esiti anche recenti, diciamo, nell'analisi del diario postumo di Montale, la lettera di Plinio il Giovane Traiano e il caso, diciamo, un po' discutibile, secondo me, del tentativo di scoprire, diciamo, chi si nasconda dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante. E il concetto importante comunque qui da discutere è il fatto che l'analisi di autorialità non cerca qui di sostituire il filologo. A noi i filologi piacciono, okay? Non vogliamo rimpiazzarli, non vogliamo farli estinguere. Semplicemente, diciamo, l'analisi di autorialità computazionale cerca di generare un nuovo strumento per il filologo, cerca di generare nuove ipotesi su cui il filologo possa lavorare e possa applicarsi. Ecco, una cosa interessante che volevo dire, diciamo, ecco, recentemente una delle cose su cui ci siamo applicati è stato il problema, un problema di molto che va molto all'indietro, diciamo, un problema piuttosto famoso, diciamo, che è quello, il tentativo di scoprire, diciamo, se una lettera tipicamente tradizionalmente come dire, attribuita a Dante Alighieri sia stata effettivamente scritta da Dante o sia invece stata scritta da un falsario. Quindi, diciamo, ci sono anche i whodunits nella letteratura antica, nella letteratura latina, perché qui si sta parlando, diciamo, di testi latini in latino medievale.
E per questo, diciamo, abbiamo quello che abbiamo fatto, quello che si fa in questi casi tipicamente, è quello di cercare di assemblare dei corpora di testi nella stessa lingua, latino medievale in questo caso, diciamo, scritti da persone coeve, diciamo, dell'autore che ci interessa. E questi, diciamo, i risultati interessanti di questo lavoro, che mi sarebbe piaciuto descrivere più in dettaglio, ma di cui non ho il tempo, diciamo, sono stati il fatto, diciamo, che un po' in linea con quello che molti studiosi ritengono, diciamo, questa lettera, secondo il nostro sistema, diciamo, è un falso. Questa lettera, diciamo, è stata scritta da un falsario. La cosa interessante, diciamo, è il fatto che l'ipotesi che il nostro sistema ha fatto è corroborata dal fatto, diciamo, che il nostro sistema si è dimostrato altamente accurato una volta che l'abbiamo testato su testi di paternità certa. E qui vedete alcuni dati concreti, diciamo, dove abbiamo diciamo, i corpora che abbiamo assemblato per questa ricerca. Avevamo due corpora, il primo di 294 testi di latino medievale, tutti di autori coevi di Dante, il secondo di 30 testi. E cos'è che abbiamo fatto? Diciamo, abbiamo fatto un esperimento in cui abbiamo preso ciascuno di questi 324 testi e abbiamo detto proviamo a classificarlo, proviamo a sentire cosa ha da dire il nostro autore. Ad esempio, cioè, abbiamo questa lettera di Boccaccio, non gli diciamo che è di Boccaccio, ok? Alleniamo, addestriamo il sistema sugli altri 323 testi e poi gli diciamo, senti un po' sistema, di chi è questa lettera? Secondo te è di Boccaccio o no? Poi andiamo a vedere, diciamo, se la risposta del sistema è corretta o no. I risultati che vedete, diciamo, sono dei risultati altamente lusinghieri, perché quelli in neretto 11, 1, 282, 26 sono risultati corretti, ok? Cioè sono esempi, i veri positivi e i veri negativi, in cui il sistema ha risposto correttamente. Quelli che non sono in neretto, 0, 2, 1, 1, sono i casi in cui testi in cui il sistema ha risposto erroneamente. Okay? FP vuol dire false positive, vuol dire, diciamo, il sistema ha attribuito il testo all'autore, e invece quel testo lì, quell'autore lì non l'ha scritto. FN vuol dire false negative, vuol dire il sistema non l'ha attribuito all'autore, e invece avrebbe proprio dovuto attribuirlo. Quindi vedete, diciamo, che ad esempio nel caso del primo corpus, su 294 testi, beh, 293 li ha classificati in modo corretto, diciamo, quindi una performance del tutto lusinghiera. Io mi fermerei qui perché purtroppo, diciamo, avevo pensato di presentarvi altre cose, diciamo, però non vorrei lasciare un po' di tempo alla discussione. Purtroppo, diciamo, non sono riuscito a presentare la terza parte che aveva a che fare con la Technology Assisted Review. Diciamo, se qualcuno di voi è interessato, sentiamoci. Sono interessato a parlarne, mi interessa parlarne. Voglio solo dire due parole conclusive, semplicemente dire il fatto che abbiamo parlato dei task, di compiti, diciamo, che hanno a che fare con l'analisi e gestione di grandi quantità di testi mediante machine learning, e volevo anche dire quali sono le challenge, le grandi sfide oggigiorno in quest'area. In quest'area, diciamo, ci sono tre grandi sfide: cercare di realizzare queste task con livelli di accuratezza sempre più alti, a volte, diciamo, cercare di realizzarli e ottenere questi livelli di accuratezza alti, ma richiedendo sempre meno esempi di training. Perché a volte, diciamo, generare gli esempi di training è costoso, okay? O a volte semplicemente non ce ne sono, come per il latino medievale. Okay? E la terza challenge è cercare di usare dei modelli computazionali che siano sempre meno costosi dal punto di vista computazionale, che siano magari anche meno affamati di energia, a differenza, diciamo, di certi modelli basati su deep learning che vanno, non so, nella maggiore oggi. E ad esempio il nuovo programma di ricerca Horizon Europe, che l'Unione Europea sta lanciando adesso, diciamo, metterà l'accento proprio, diciamo, su modelli computazionali che siano in un certo senso più ecologici di GPT-3, eccetera. Grazie
Io mi fermerei qui e lascerei lo spazio alle a domande, commenti, discussioni, eccetera. Grazie Fabrizio, molto interessante. Vediamo se ci sono domande. Alzate la mano. Enrica ha alzato la mano per rompere il ghiaccio. Vai, Enrica. Dunque, no, avevo due domande un po' laterali, immagino. Una è che nella fase di apprendimento, quanto può essere importante e rilevante l'azione umana? In particolare è in mente un progetto che mi hanno segnalato gli studenti di traduzione automatica di manoscritti, di Cerazio. Lo fanno a Roma. E un po' creano le lettere cioè isolare una lettera dall'altra. Praticamente hanno preso tutti i grafemi e hanno diciamo, creato un sistema per cui degli studenti superiori hanno indicato quali erano i grafemi giusti e quali potevano essere sbagliati, quindi allenando in questo modo le macchine e poi queste avrebbero potuto effettivamente mettere insieme le lettere e riconoscere le intere parole. Le parole sono riconosciute perché in un manoscritto è facile riconoscere le parole in quanto dovrebbero essere abbastanza distanti l'una dall'altra, mentre le lettere no. Perché per un sacco di motivi non è riconoscibile. Ecco, questo ha previsto il fatto che il sistema fosse allenato dall'umano a riconoscere le cose. Questo non è male questo, però vorrei capire quanto in questi processi può avere peso o utilità ricorrere a dei meccanismi di apprendimento umano guidati. L'altra cosa che mi chiedevo, perché non hai Purtroppo non sento niente. si sente male. O non si sente. Quindi per esempio noi che adesso stiamo lavorando su un testo del Fibonacci, siccome il testo del Fibonacci ora si sente, non si sente, boh, non lo so cosa fare. Non sento niente. Scrivo. Dunque, allora, di queste due domande, purtroppo, diciamo, l'audio non era granché. La prima ho capito un po', della seconda non ho capito niente. Diciamo così, la prima domanda mi sembra di poterla riassumere è quanto è importante, diciamo, la guida umana nell'apprendimento. Diciamo che è molto importante, diciamo, in modi su cui oggi, diciamo, non ho avuto l'occasione di mettere l'accento. Che so, diciamo, nel mondo, ad esempio, facciamo
il caso della authorship analysis, cioè del caso del riconoscimento della paternità di questa epistola dantesca su cui ha lavorato Silvia Corbara. E, beh, diciamo qui l'azione umana, cioè quella che possiamo chiamare l'arte, che esula dal semplice lavoro della macchina, l'arte, diciamo, è ad esempio uno nello scegliere il giusto algoritmo di apprendimento, che ci sono più algoritmi di apprendimento automatico, e diciamo così, è la nostra conoscenza di questi algoritmi che, diciamo, ha un impatto sul livello di accuratezza. La seconda, diciamo, è nello scegliere i giusti documenti di training, cioè il lavoro di assemblare un corpus, di scegliere i documenti giusti, delle tipologie giuste, scegliere ad esempio autori che siano estremamente vicini culturalmente e linguisticamente al nostro autore candidato è una cosa importante. Terza cosa, diciamo, e forse la cosa più importante di tutte, è scegliere quelle che ho chiamato le features, che potremmo chiamare, diciamo, i tratti linguistici. Di fatto, diciamo, questi algoritmi altro non fanno che andare a esaminare all'interno del nostro testo incriminato quali sono le frequenze di occorrenza di certi tratti linguistici, okay? E andare a confrontare queste frequenze di occorrenza con le tipiche frequenze di occorrenza dei medesimi tratti linguistici in certi autori, piuttosto che in altri. Che so, ad esempio, diciamo, una cosa interessante che abbiamo scoperto in questa analisi con Dante, diciamo, è che c'è un certo tratto linguistico, uno delle migliaia che abbiamo testato, delle decine di migliaia che abbiamo testato, un certo tratto linguistico, diciamo, è una particolare sequenza di tre caratteri, cioè S, spazio, S. Ecco, questo tratto linguistico, diciamo, tende a essere molto meno frequente in Dante che in altri autori coevi. Cioè, quindi, questo, diciamo, è un tratto linguistico probabilmente, diciamo, che potrebbe sfuggire all'occhio del filologo, che però potrebbe in un certo senso, diciamo, denotare anche un gusto stilistico, diciamo, cioè che so, una tendenza di Dante a non terminare una parola con la S e a farla iniziare con la stessa lettera, e far iniziare con la stessa lettera la parola successiva. Cioè, questo, diciamo, il fatto di aver concentrato l'attenzione dell'algoritmo anche su questi tipi di tratto linguistico è un contributo dell'umano, è una guida dell'umano. E questo risultato, diciamo, l'avere evidenziato questo specifico tratto linguistico, è quello che io chiamavo, diciamo, generare nuove ipotesi su cui il filologo possa lavorare. In un certo senso, diciamo, il nostro coautore Mirko Tavoni ha detto: ah, beh, interessante, non ci avevo mai fatto caso, diciamo, a questo discorso, diciamo, di questa sequenza di tre caratteri, insomma. E questo, diciamo, può essere una cosa che dà magari lo spunto a Mirko Tavoni o ai colleghi, diciamo, di andare a investigare ulteriormente la cosa. Ecco, quindi, diciamo, la guida umana nel mettere in piedi questi sistemi, diciamo così, è importante, è importantissima, è il motivo anche per cui queste cose qui le studiamo e in un certo senso, diciamo, non le applichiamo biecamente. Ecco, la seconda domanda non l'ho proprio, non dico capita, ma non l'ho sentita. Quindi se forse, diciamo, non so, magari togli la videocamera e provi a ripeterla e può darsi che stavolta si senta. Chat, la seconda era Ah, detta in relativa a chat. Aspetta che quanto testo ci vuole per poter riconoscere uno stile. Credo che però tu abbia in qualche modo già risposto. Ma questa, diciamo, è una cosa, cioè la domanda del quanti esempi di training ci vogliono per risolvere un certo task è quella che una volta veniva chiamata la domanda delle 100 pistole. Cioè non esiste mai una risposta a questa, la risposta può essere solo ottenuta mediante sperimentazione. Quello che possiamo dire, diciamo, è in questo caso abbiamo ottenuto questi risultati di accuratezza
con questa quantità di testi, di training. Di più è difficile dire. In genere, diciamo, si parla sempre delle centinaia, diciamo così, l'ordine di grandezza per ottenere dei livelli di accuratezza buono. L'ideale sarebbe cercare di avere, non so, oltre il centinaio di esempi di training per ciascuna classe. Diciamo così, è chiaro che cioè lavorare con 5 esempi positivi, diciamo, di una certa classe e sperare di trovarci fuori un classificatore che mi riconosce se un certo testo è un'istanza della classe oppure no, è un po' illusorio. E anche se va detto, diciamo, che so, diciamo, col latino medievale, questo qui è un grosso problema perché i testi sono quelli che sono, non è che possiamo trovare tanti esempi in più. E ad esempio, diciamo, siamo riusciti a ottenere dei risultati abbastanza lusinghieri e alla fin fine, diciamo, magari con qualche decina di esempi di per classe, dove qui classe vuol dire per autore. C'erano anche autori, diciamo, di cui avevamo meno. Magari di Dante, che so, diciamo, per la seconda parte dell'epistola avevamo solo 2 testi, perché di Dante ha scritto solo quelli in latino, ha scritto il Monarchia e il De Vulgari Eloquentia, per cui non è che ne possiamo trovare tanti altri. Lì a volte si usano trucchi, tipo cercare di frammentarli, di segmentarli in segmenti più brevi, in modo da avere più esempi. Ecco, ma si deve ricorrere un po' ai trucchi. Comunque, diciamo, non esiste mai una risposta univoca, esiste la risposta un po' trivial, banale, che dice, diciamo, più dati di training ci sono, più migliore accuratezza ci possiamo aspettare. Fabrizio, c'è Silvia che vorrebbe sapere qualcosa di più sul terzo esempio di progetto che avresti voluto fare, Ah, anche se in maniera veloce. sì, bene, mi fa piacere. Diciamo, ecco, la technology, il terzo progetto, diciamo, è quello che è portato avanti dal nostro terzo dottorando, Alessio Molinari, che ha a che fare con la Technology Assisted Review. E cosa vuol dire review? Review, diciamo, è l'attività che fanno gli annotatori umani di andare a controllare la correttezza dei risultati, delle classificazioni eseguite dagli algoritmi. Che so, diciamo, abbiamo un classificatore automatico, no? E, che so, abbiamo un classificatore automatico che mi classifica 1.000 esempi. Noi sappiamo, diciamo, che quella tecnologia che abbiamo utilizzato non riuscirà ad avere un'accuratezza che è quella che il nostro cliente ci chiede, no? E a questo punto cosa vuol dire? Diciamo che dobbiamo metterci sul piatto un po' di lavoro umano. Che so, dobbiamo avere degli annotatori che vanno a controllare alcuni, insomma, gli esempi un po' più critici e andare a correggere i risultati del classificatore nel caso siano errati. Questo è il lavoro di review, è un lavoro umano. E fare Technology Assisted Review vuol dire fare degli algoritmi che assistono il reviewer, assistono l'annotatore e cercano di minimizzare il suo lavoro, cioè di massimizzare l'efficacia del lavoro dell'annotatore. Com'è che si può fare, diciamo? Cercando di, ad esempio, andare a capire quali sono, diciamo, i testi che hanno il maggiore esempio di essere, la maggiore necessità di essere analizzati. Okay? E quali saranno questi? Quelli, ad esempio, su cui il classificatore è meno certo, cioè è meno confident. Diciamo, se il classificatore ha una bassa confidenza, diciamo, su un certo esempio, vuol dire: io classificatore, ho attribuito questa classe, ma non sono granché certo. Ecco che questo, diciamo, la bassa confidenza è un elemento che indica che forse qui ci vuole una mano a controllarlo. Però anche entrano questioni di costo, perché, diciamo, ci sono certi errori che possono essere più gravi di altri, e allora dobbiamo impedire al classificatore di aver fatto errori che potrebbero essere molto costosi.
che so, pensate a Facebook. Facebook deve fare quello che si chiama, diciamo, la online content moderation. Ci sono tanti omini a Facebook, no? Che devono andare a guardare i social media post e a controllare che questi post non contengano, non abbiano contenuti antisemiti, contenuti razzisti, contenuti misogini, eccetera, eccetera. Beh, qui ci sono, possiamo ragionare di costi, perché il costo del fatto che un contenuto antisemita venga erroneamente pubblicato, venga erroneamente lasciato andare, è molto alto, ok? Invece, diciamo, il costo del fatto che un contenuto che non è antisemita, diciamo, venga sospettato e quindi controllato da un editor umano, da un annotatore, è basso, ok? Per cui, diciamo, ci sono, in un certo senso, diciamo, ci sono costi alti e costi bassi. Bisogna, in un certo senso, diciamo, nella technology assisted review, bilanciare quello che è la probabilità di correttezza, la probabilità che un classificatore abbia detto una cosa corretta, con il costo che deriverebbe dal fatto se questo classificatore invece avesse detto una cosa sbagliata. E bilanciare questa cosa qui con altri costi, con il costo di andare ad annotare. Okay? Quindi, diciamo, qui parliamo di probabilità, parliamo di costi, quello che gli economisti direbbero è parliamo di rischi, cioè il rischio in economia, diciamo, è il prodotto di probabilità e costo. Quindi, diciamo, qui quello che noi facciamo in questo lavoro è fare degli algoritmi di minimizzazione del rischio, proprio nel senso dell'economia. Sarebbe un argomento molto interessante da parlare, però purtroppo io sono un prolisso, ci metto tanto a parlare, insomma, per cui mi sono allungato un po' troppo. Sì, grazie. C'è ancora una domanda di Paolo Perfetti, la vuoi fare a voce? Sì, professore, volevo sapere se ci sono anche opportunità di tirocinio, ecco, in questo ambito, se siccome... Ecco. Sì, certo, diciamo, noi, come detto all'inizio, diciamo, siamo... Così abbiamo avuto ottime esperienze, diciamo, con gli studenti di informatica umanistica, tant'è vero che appunto tutti e tre questi, come dicevo, tutti e tre i nostri dottorandi sono persone, diciamo, che abbiamo seguito per una tesi di laurea, prima per una tesi di laurea e adesso stiamo seguendo per il dottorato, per una tesi di laurea in informatica umanistica, sia Andrea Pedrotti, che è la persona che sta facendo il lavoro sulla cross-lingual classification, e Silvia Corbara, che è la persona che sta facendo il lavoro sulla authorship analysis per i testi di cultural heritage, e Alessio Molinari, che è la persona che sta lavorando sulla technology assisted review. Recentemente poi abbiamo seguito anche un altro tirocinio, il vostro collega Giulio Canapa, non so se c'è qui fra noi, insomma, che ha fatto un lavoro sul tema della quantità, sull'uso della quantità sillabica nel latino, sempre per fare authorship analysis. Siamo in genere, diciamo, interessati ed entusiasti ad avere persone come voi che facciano lavoro di tirocinio con noi, anche lavori di tesi di laurea con noi, perché i temi all'interno di questa disciplina, diciamo, dell'analisi del testo mediante machine learning, sono effettivamente sconfinati, insomma, e di cose che ci interessano farne ne abbiamo tantissime, purtroppo, diciamo, siamo in pochi, per cui il limite è un po' quello, però, diciamo, volevo ricordare che benvenuti per fare una chiacchierata, diciamo, se avete intenzione di lavorare in questo settore. Volevo ricordare che uno dei collaboratori di Fabrizio è Andrea Esuli, che è il docente del corso di Text Analytics, che voi potete seguire. Esattamente. Magari se volete approfondire questi argomenti, è un buon modo per cominciare a avvicinarsi all'attività di ricerca del gruppo. Certamente, diciamo, a chi interessano questo tipo di argomenti, diciamo, il mio invito è anche approfondire tematiche, diciamo, mediante quella che è l'offerta dei corsi di informatica umanistica, tematiche che hanno a che fare con la text analytics, con il natural language processing, col data mining, col calcolo delle probabilità, con la statistica, con l'information retrieval. Questi qui, diciamo, sono un po' tutte le
tipiche frecce al nostro arco. Ecco, non so se ho menzionato il natural language processing, anche importantissimo. Le frecce al nostro arco sono queste, diciamo, e quindi chi ha un bagaglio su queste, ecco, su queste discipline, diciamo, può solo lavorare bene, inserirsi bene, diciamo, nel mondo della text analytics. And, but-